Eccomi, Fabio. Pronto? Allora, siamo riusciti a stabilire il contatto con Giuseppe Marchica, siamo in onda, quindi in diretta, per parlare con il segretario generale del SINAGI, che salutiamo. Buongiorno Giuseppe. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, innanzitutto bentornato, perché siamo alla prima settimana di ripresa delle trasmissioni di Radio Rete Edicole. E quindi un augurio per le ferie che si sono chiuse e l'apertura di attività sia della radio sia del sindacato, insomma un sindacato che sembra partire, come dire, con un'agenda piena di impegni. Le due assemblee, una a Roma e una a Milano, assemblee quindi con gli iscritti, il tavolo di trattativa con la FIEG, che ha una nuova data, quella del 25 se non ricordo male, insomma ce n'è abbastanza per parlare e per approfondire, quindi ti lascio la parola Giuseppe, poi magari ti interrompo per qualche domanda. Sì, no, non ho molte cose da aggiungere, nel senso che noi avevamo già stabilito questa agenda durante il mese di agosto. Nel senso che abbiamo davanti due o tre grandi questioni da affrontare, che le abbiamo affrontate nel mese di luglio, giugno e in agosto. Abbiamo utilizzato il mese per cercare di mettere in fila tutto quanto, perché poi alla fine noi siamo con un mare di problemi, ma siamo sempre in pochi a dover organizzare tutte le cose. Quindi noi avevamo già definito, per esempio, queste due assemblee nazionali che abbiamo stabilito adesso le date per il 19 di settembre, la prima facciamo a Milano, il 21 la seconda facciamo a Roma, cioè abbiamo diviso un po' l'Italia in due, tutte le organizzazioni provinciali di SINAGI del centro-nord, sia compresa, troveranno a Milano per questa iniziativa, le altre del centro-sud si troveranno il 21 a Roma, poi vedremo sulle isole come andare a recuperare, perché normalmente fanno fatica a muoversi anche via dei posti pesanti che ci sono per spostarsi dalla Sardegna e dalla Sicilia. Sì. E noi in queste due assemblee le avevamo pensate, ti ricordi, ne avevamo già discusso, Fabio, credo in giugno, qui per radio, sulla radio. Sì. Vorremmo fare, l'ordine del giorno non è per parlare del mondo, l'ordine del giorno è stabilito per parlare di due cose, tant'è che anche fronte della fatto discussione per l'accordo nazionale che ci sarà il 25 in Federazione di Todi da tutte le organizzazioni sindacali, noi non abbiamo spostato queste due riunioni per poter raccontare cosa succede il 25 nell'incontro, perché non vogliamo fare assemblee generiche, abbiamo due punti molto precisi all'ordine del giorno. Allora, il primo punto è la legge. Noi abbiamo faticosamente, però alla fine portato a casa, come abbiamo già avuto modo di spiegare ripetutamente, una legge molto importante. I decreti attuativi sotto forma di emendamento alla legge di aggiustamento dei conti ha chiuso il cerchio,
Abbiamo già avuto da parte in particolare dei distributori locali, di un'associazione dei distributori locali, delle reazioni piuttosto, fammi dire, assurde. Stavo a dire delle altre cose, ma è meglio che... T'avrei proposto nervose. Sì, ecco, usiamo questi termini. Un po' più diplomatico. Grazie. La nostra risposta è stata altrettanto, diciamo, diplomatica, perché abbiamo detto: scusate, perché scrivete a noi queste cose? Se avete bisogno di soldi, parlate con chi vi dà i giornali, non con noi che già ve li diamo. Adesso io, certo, ho organizzato la risposta che abbiamo dato, ma nella sostanza è questa. Però, insomma, l'idea è che questi hanno ventilato di lasciare edicole senza giornale, cioè nel senso che loro dicono: se la legge mi impone di darti i giornali, io te li do, ma te li vieni a prendere. Ebbene, nel momento in cui attueranno questa cosa, è evidente che noi, dall'altra parte, diremo agli edicolanti di stare fermi in edicola, di non andare a prendere i giornali, e noi informeremo gli editori di questo, informeremo i prefetti, informeremo tutti, che per aggirare una legge ci saranno probabilmente, o c'è il rischio che qualche distributore locale, per aggirare una legge dello Stato, faccia un'operazione di lasciare intere comunità, intere città, intere aree di distribuzione senza giornale e riviste. Questo è quello che sta succedendo a fronte di una legge importante che è stata approvata, e nella legge però ci sono una serie di altre questioni che vanno chiarite. Non solo i rapporti con i distributori locali, ci sono i rapporti con le testate, c'è la parità di trattamento, ci sono i rapporti con le amministrazioni locali, sia a livello provinciale, comunale, sia anche a livello regionale. Ci sono i problemi con lo Stato, perché lo Stato deve fare degli incontri per definire, lo Stato, ci sono i dipartimenti, economia e dipartimento di industria, che devono stare insieme alcune tematiche, e quindi devono stabilire o definire una parte dei criteri qualitativi che serviranno poi alle regioni per definire in via legislativa regionale quali saranno i criteri qualitativi per cui si possono aprire nuovi punti vendita. Cioè, ci sono, per esempio, un'altra delle questioni che in questi giorni sta prendendo molto spazio, è quella della modifica per i punti non esclusivi, che dicevano prima la legge della 170 precedentemente diceva che potevano scegliere, di fatto l'interpretazione che avevano dato era che i giudici che potevano scegliere non solo periodici o quotidiani, ma anche tutte e due le tipologie, tenendo conto che l'ovvero è stato interpretato in questo modo. L'ovvero è stato modificato in no, e quindi la O è disgiuntiva. Uno può scegliere, un non esclusivo può scegliere quotidiani o periodici. Certo. Quindi noi dovremo anche un po' spiegare alle nostre strutture come fare intervenire, come fare le segnalazioni alle amministrazioni comunali perché intervengano, in cui questo non c'è. Abbiamo degli incontri avviati con diversi legali per capire questa legge fino a che punto è retroattiva e fino a che punto noi possiamo spingerci nell'applicazione retroattiva di questa legge, tenendo conto che noi siamo poi gli stessi che quando è uscita la normativa sul codice della strada, praticamente il 90% dei nostri chioschi erano tutti fuori regola rispetto al codice della strada, però noi siamo riusciti a far passare un concetto, e quelle autorizzazioni erano state date in un momento in cui la legge consentiva al chiosco di stare in quella posizione, girato in quella posizione, e questo concetto siamo riusciti a farlo passare, perché abbiamo spiegato che, insomma, tu non mi puoi fare una legge che mette sulla strada migliaia di famiglie perché la nuova legge dice che il chiosco è fuori regola. Certo. Allora noi siamo quelli, quindi nell'utilizzare la retroattività di questa legge dobbiamo usare un attimo di cautela, perché come tutti sappiamo ci sono bandi che qualcuno li ha iniziati a fare, altri li faranno entro il 2018. Ciò non toglie che noi
dovremmo impugnare questa normativa, andare a vedere con i nostri legali in dove ci possiamo spingere sull'applicazione retroattiva di questa legge. Sicuramente vale per tutti i nuovi punti, sicuramente vale per le ultime scie date, gli ultimi periodi, va fatta una valutazione sui punti non esclusivi vecchi, quelli che sono stati autorizzati esplicitamente dalle amministrazioni comunali, perché i posti legali ci dicono: se io comune autorizzo te e tu hai applicato una legge e adesso hai tutte e due le tipologie, che una legge successiva ti venga a dire una di queste due non la puoi più avere, quello se fa ricorso cosa succede? Il comune interviene o ha paura di andare incontro? Allora sono tutte valutazioni che non sono politiche. Noi le segnalazioni ai comuni le abbiamo già iniziato a fare in Emilia, Modena, in Toscana, Casini è attivissimo su questo, ma si sta estendendo su tutta Italia, quindi noi queste segnalazioni le faremo. Valuteremo prima di fare vertenze legali in tribunale cosa ci dicono i legali, che speranze e possibilità di portare a casa un risultato anche su quel piano, caso per caso noi potremmo avere. Certo. Una cosa che molti non si ricordano e che io voglio ricordare è che quando è stata fatta la legge 170, chiamiamole i punti vendita, che hanno partecipato alla sperimentazione, quindi tutti quei nuovi punti vendita, noi stiamo facendo e che abbiamo fatto in questi mesi, che andiamo a illustrare in queste assemblee per i nostri dirigenti in modo tale che tutti siano a conoscenza il più possibile di tutte le normative che sono state introdotte nella legge, dalla legge, in modo tale che ci muoviamo sul territorio nazionale sostanzialmente tutti sulla stessa linea, con le stesse modalità, magari con gli stessi documenti base da utilizzare per i confronti con amministrazioni pubbliche non, e quindi questo è uno dei due punti all'ordine del giorno. Sì, passiamo all'altro, che immagino sia anche in relazione alle novità introdotte a luglio, questa bella iniziativa che c'è stata presso la Casa del Cinema. Sì, esatto. L'altra è come far applicare questa novità, queste convenzioni sui servizi che noi stiamo portando avanti. Allora ricordo i titoli, quali sono questi servizi. Primo è un servizio di tipo postale, e questo consente all'azienda che fa questo servizio di tipo postale di mettere a disposizione di questo progetto delle macchine che girano e che vanno nelle ville. Due, noi abbiamo un progetto sui libri che va approfondito, perché qualche difficoltà con qualche editore di libri che aveva già in pratica sottoscritto il contratto, poi portare il libro in edicola, qualche problema ce l'abbiamo, ma io ritengo che sia dovuto al periodo estivo e al fatto che una volta un editore stampava 1 milione di libri e li metteva sul mercato. Oggi li stampa sulla base di quello che possono essere le vendite, e quindi non sta ad avere quote in più in magazzino, quindi per poter dare a questo nuovo soggetto che porterà questo libro in edicola probabilmente dovrà stampare ulteriori quote, quindi questo significa significa che ci vuole un po' più di tempo per mettere a disposizione della nuova struttura, che è la struttura che noi abbiamo discusso e convenzionato. E quindi ritengo che sui libri nel giro di un mese il problema dovremmo averlo anche già risolto, perché il problema è l'estate per tutti. Dentro c'è il cinema,
si stanno facendo degli accordi